Bentrovati il nostro consueto spazio in diretta dedicato alla medicina. Beh, oggi parleremo di urologia, lo faremo insieme al nostro gradito ospite, il dottor Pietro Imbrogno, urologo. Grazie per essere tornato intanto nei nostri studi, come sempre per darci preziosi consigli, dottor Imbrogno. Come sempre sono io che ringrazio voi per questa possibilità che mi date da anni. Beh, oggi affronteremo un po' i problemi, no, urologici che riguardano sia gli uomini che le donne, perché insomma dall'urologo va anche la donna per quanto riguarda alcuni problemi urologici, tra poco lo diremo. Per quanto riguarda invece gli uomini, spesso insomma si hanno, dopo una certa età soprattutto, i problemi di prostata. Ecco, come si fa una diagnosi precisa e poi quali sono le novità in questo campo? Beh, diciamo che la diagnosi precisa, più che altro i primi segni li dà il paziente che comincia ad avvertire difficoltà a urinare oppure comincia ad alzarsi più spesso la notte, avere qualche bruciorino, avere la incapacità di trattenere a lungo le urine, gli viene lo stimolo cosiddetto imperioso. E ci sono sia diciamo, segni irritativi della vescica e sia segni ostruttivi che ho elencato prima. Una diminuzione del getto, vede che il getto non è più forte come una volta. A che età posso iniziare? In genere diciamo che la prostata comincia a dare i suoi segni al di sopra dei 50 anni, man mano che avanza l'età aumenta la percentuale di pazienti che vanno incontro a disturbi legati all'ipertrofia prostatica, però sempre più spesso si trovano anche persone più giovani e questo riguarda sia l'ipertrofia prostatica benigna sia il tumore della prostata. Noi sempre più spesso troviamo tumori della prostata in fasce d'età che prima onestamente non pensavamo minimamente di trovarli, Quindi forse anche perché al di sotto dei 40 anni, insomma, beh, generalmente al si di sotto dei comincia. 40 anni il tumore della prostata è proprio, penso che sia proprio quasi impossibile, o veramente casi rarissimi, però intorno già ai 45 anni ci sono stati, io almeno ne ho avuto pazienti di 45-46 anni che hanno avuto il tumore della prostata. Sicuramente la terapia medica, diciamo la terapia dell'ipertrofia prostatica benigna sta dando degli ottimi risultati, perché abbiamo una serie di farmaci e anche di integratori che aiutano moltissimo diciamo, nella cura di questa patologia. Io dico sempre che, non lo dico io, chi ne sa più di me, che praticamente l'intervento chirurgico non è mai legato al volume della prostata, perché noi possiamo avere persone con una prostata abbastanza grossa, ma che non, ha pochi o pochissimi disturbi di tipo funzionale, nel senso che si alza una volta alla notte e poi esce tranquillamente a fare le attività quotidiane senza avere nessun disturbo. Mentre ci sono persone che hanno prostate più piccole che però danno una notevole sintomatologia. Per cui, secondo le linee guida, noi dobbiamo consigliare l'intervento chirurgico a quelle persone che praticamente hanno un'alterazione della qualità di vita. La persona che mi dice, il paziente che mi dice, dottore, io mi devo alzare 3-4 volte alla notte, se esco con mia moglie a fare la spesa o a fare la passeggiata e non trovo subito la disponibilità di un bagno, ho difficoltà a trattenere, allora non è una vita Certo, la normale, qualità della però vita, quindi è se la importante. qualità della vita è buona e il paziente ha una scarsa sintomatologia, penso che non sia il caso di intervenire chirurgicamente, anche se oggi gli interventi chirurgici sono abbastanza, diciamo, più facili rispetto al passato, meno cruenti e ben sopportati. Però è sempre un intervento chirurgico, per cui noi dobbiamo operare quando c'è l'indicazione. Oppure un paziente che non svuota bene la vescica, anche pur non avendo una sintomatologia molto marcata, se vedo che c'è un residuo che va a 120, 130, 150, dopo aver urinato, allora in quel caso penso che sia giusto intervenire chirurgicamente. Per quanto riguarda il tumore della prostata, sicuramente la chirurgia ha fatto grossi passi avanti, perché adesso si può intervenire con vari metodi, ma
anche in questo caso noi parliamo sempre, diciamo, delle tecniche più avanzate, ma io penso che ogni tecnica deve essere applicata al paziente giusto, sempre nell'interesse del paziente. Per esempio, in un paziente piuttosto giovane che ha un tumore della prostata ben confinato, e allora penso che sia più giusto fare ricorso alla chirurgia robotica, perché permette un miglior risparmio dei nervi erigenti, per cui preserva di più la funzione erettiva. Però magari una persona diciamo di una certa età, più avanzata, che però non ha più la funzione, diciamo, erettiva, perché è già persa per altri motivi, allora potrebbe essere utile in quel caso piuttosto fare la classica chirurgia a cielo aperto, oppure fare la prostatectomia radicale per via laparoscopica. Ecco, ogni paziente bisogna scegliere diciamo, il trattamento chirurgico più adeguato e più giusto, non quello più moderno. Perché magari, certo, ogni terapia, io dico sempre, certo, la cucita addosso. E poi io penso che il futuro del tumore della prostata è nella ricerca. Ricerca in che senso? La ricerca biologica, cioè trovare dei markers. E pare che si sta lavorando in questo senso. Trovare delle sostanze che ci permettono di stabilire quale tumore è aggressivo e quale tumore non è aggressivo. Perché noi a volte facciamo diagnosi di tumore della prostata in soggetti abbastanza giovani, perché hanno un PSA un po' elevato, però lo operiamo perché abbiamo fatto diagnosi di tumore della prostata. Però se noi potessimo sapere che quello è un tumore della prostata di una forma non aggressiva, potremmo tenere il paziente sotto controllo e intervenire solo qualora questa aggressività diventa più manifesta, oppure non fare niente se questa aggressività rimane latente. Perché non dobbiamo dimenticare che una grossa percentuale di uomini muoiono con il tumore della prostata, ma non per il tumore della prostata. Non lo sapremo, a meno che uno che così a scopo scientifico non viene effettuata un'autopsia e si scopre, così a scopo scientifico viene saperata la prostata, quel signore aveva un tumore alla prostata ma non è morto per il tumore alla prostata. Ho capito. Ma quindi, spesso il tumore alla prostata, per questo adesso entriamo anche nel campo della prevenzione, no? Quando è opportuno fare le indagini e che tipo di controlli, spesso è vero che non dà dei segni, cioè, soprattutto in fase molto precoce non ci sono quei campanelli d'allarme che possano indurre, no, a pensare di avere una patologia del genere. Con tutte le discussioni che si stanno facendo intorno al PSA, all'antigene prostatico specifico, io penso che dopo una certa età, non prima, perché a volte io vedo anche dei ragazzi giovani di 30 anni, 25, 27, 23, fare il PSA non ha senso. Cioè, il PSA deve essere effettuato in un'età che va intorno ai 45 anni, diciamo 40, per essere proprio. Però per uno che ha una familiarità positiva per tumore della prostata. E negli altri casi il PSA non dovrebbe essere dosato. Però alcuni dicono che non dovrebbe essere dosato proprio. Io, secondo me, sono d'accordo nel dosarlo, perché non dobbiamo dimenticare che nel 70% dei casi noi facciamo un approfondimento di indagini in seguito a un PSA elevato. Quando è un PSA elevato? E curiamo anche questo tipo di indagini. Bisogna vedere anche in base all'età. Però grosso modo noi consideriamo un PSA elevato anche se uno è un soggetto relativamente giovane, anche superiore a 2. Ecco, diciamo fra 2 e 10 entriamo in una fascia di rischio, che uno potrebbe avere anche un tumore alla prostata con un PSA 2. Allora in quel caso facciamo anche il PSA libero e facciamo il rapporto libero totale. È molto importante la visita. Io penso che nessuno dovrebbe somministrare farmaci o anche integratori senza aver invogliato i pazienti a eseguire una visita medica, che possa essere la visita medica del proprio medico curante o di uno specialista, perché rischiamo di illudere le persone che prendendo quel determinato farmaco possa stare meglio e trascura la visita, perché la cosa più importante è sempre la visita, qualunque sia, che sia la visita urologica, che sia la visita pneumologica, che sia la visita internistica, qualunque sia la branca specialistica, la visita è sempre il primo mattone della diagnostica. E non dimentichiamoci che il primo consigliere, il consigliere più importante, quello che ti dà i consigli migliori, secondo me, anche se ormai la burocrazia sta togliendo sempre più spazio, è proprio medico di medicina generale.
col quale uno può consultarsi e avere dei buoni consigli, e poi lui deciderà quando è il caso di passare la palla, diciamo, allo specialista. Però io, superata i 50 anni, per uno che non ha familiarità, io il PSA personalmente lo consiglio. Poi questo PSA va valutato bene, perché non sempre un PSA alto è segno di tumore. Può essere il fatto che momentaneamente la prostata è infiammata, per cui se lo specialista non trova nulla di sospetto alla visita, o ci sono segni che indirizzano verso una sintomatologia più di tipo infiammatorio, allora in quel caso è opportuno dare una terapia per 15-20 giorni, 25, anche un mese, ripetere il PSA, e spesso e volentieri noi vediamo PSA anche di 9, di 10, 12, 13, 14, anche 15, anche più alti, che dopo un mese di terapia scendono drasticamente a valori di 2, 1. Spesso anche il paziente magari si allarma, no? Vedendo un valore così elevato, io lo dico spesso, nell'epoca di internet ci facciamo anche le autodiagnosi, no? Andiamo a controllare magari sul motore di ricerca, quel PSA è alto, quindi si creano anche degli inutili allarmismi. PSA alto non significa avere il tumore alla prostata, il PSA basso non significa non avere il tumore alla prostata. Perché noi abbiamo trovato anche pazienti che avevano un PSA di 1,5 con tumore alla prostata, perché magari avevano una forma di tumore della prostata scarsamente differenziato, che aveva perso la capacità di secernere PSA, per cui questa proteina, e per cui il tumore non si è elevato. Non si è elevato, però il paziente aveva il tumore alla prostata. Quindi da qui l'importanza di rivolgersi al medico di fiducia. Al proprio medico di medicina generale, che valuterà poi se è il caso di... Io le interrompo pochi istanti, perché abbiamo una telefonata già. Pronto? Pronto? Buonasera e buongiorno, diciamo. Salve. Sentite, io vorrei intervenire su quello che sta dicendo il dottore. Prego, da dove ci chiama intanto? Io sto chiamando da Catanzaro. Benvenuta intanto. La ringrazio. Prego. Allora, mi ascolti un attimo. Di tutto quello che sta dicendo il dottore... Ma bisogna vedere, dottore, se lo fanno per i soldi o per i motivi di quello che sta dicendo il dottore. E cioè, io lo rispiego. Io avevo tutti dei sintomi, quello che diceva il dottore, che mi alzavo la notte prima di operarmi. Sì. Con il PSA 4. Sì. Ecco. Sono andato dai vari, come si chiamano, gli specialisti, no? E mi hanno detto che mi devo operare, perché mi alzavo 3-4 volte la notte. Mi sono operato il 2006, o meglio prima, sono andato lì e mi hanno dato delle pillole. Allora, qual è la diagnosi? Intanto le chiedo di abbassare un po' il volume del televisore, se ci ascolta attraverso... Mi sono operato il 2006, sempre come andavo 4 volte al giorno. La notte. Quindi adesso, dopo mi sono operato il 2006, la stessa cosa io ci vado. Il PSA, dopo operato ce l'ho lo stesso, è 0,4. Non è cambiato nulla, quindi esatto. Dopo... Di 4. Vabbè. Lei è stato operato di... Il mio, diciamo così, quando vado a fare delle controllo, no? Mi dicono che vado benissimo. Quindi è stata un'operazione fasulla. Allora, intanto bisogna dire una cosa, che intanto come sintomatologia si alza sempre 4 volte la notte? Sì, esatto, dottore. Cioè, come prima dell'intervento. Quindi qual era la diagnosi? Allora, perché l'hanno... Perché avevo un tumore alla prostata. Mi hanno detto che, diciamo così, mi dovevo operare per forza. Un tumore alla prostata, esatto. Quindi questa era la diagnosi. Un tumore o un tumore maligno? Adesso diciamo che spero quello che sto dicendo, dottore... Perché la notte prima mi alzavo 4 volte, 5 volte, in base a quanto bevevo acqua. Adesso è la stessa cosa. Avete capito? Sì, però a Catanzaro, io mi sono operato a Catanzaro perché mi avevano detto anche di andare fuori. Ma prima di operarla le hanno fatto le biopsie? Sì, esatto, esatto. Mi avevano detto che mi dovevo operare d'urgenza. Ed è venuto fuori che aveva un adenocarcinoma della prostata. Esatto. Vabbè, se lei adesso quanto ce l'ha il PSA? 4 o 0,4? Ce l'ho 0,4. 0,4? Esatto. 0,4, quindi l'intervento, diciamo, è stato fatto.
Cioè adesso sono andato l'ultima volta, 4-5 mesi fa, a fare un controllo con il PSA 04 e mi hanno detto, lei sente qualche sintomo? No. Ma lei prima aveva il PSA pure a 04? Esatto. A 04 o 4? Perché qua dobbiamo essere, forse 4 era. Forse prima dell'intervento, quando era il suo PSA? Sinceramente non mi ricordo se 4 o 04. Essere preciso. Secondo me era 4, dopo l'intervento. Perché sto parlando dal 2006, avete capito? Perché sì. Se uno, come le dicevo, uno può avere anche un PSA basso, però sicuramente magari l'avrà avuto a 4. Sto parlando del 2006, allora, ho pure 74 anni, avete sì, capito? Sì, va bene. Per cui, secondo me il PSA è operato... Perché come la persona che mi ha fatto dei prelievi, insomma, mi hanno detto prima che ci voleva un sacco di tempo, poi quando ho pagato, beh, così, diciamo, quando, mi dovete dire quando e quanto. E allora mi ha detto sì, 2006... porto a queste persone e finito lì. Allora, nel 2006 viene operato per un tumore alla prostata, esatto. PSA... 4 credo, perché per un sì. intervento. Allora, il PSA, adesso sono passati dal 2006, esatto, è stato mi sono parato un PSA di 0,4 penso che rientra nei valori normali. Ma possono quindi rimanere i disturbi, no, nel caso di... Allora, in genere i disturbi più frequenti della prostatectomia radicale sono l'incontinenza e i disturbi erettivi. Però la differenza che sto notando, dottore, dagli anni che mi sono operato adesso, a volte, allora prima avevo più bruciore, diciamo, quando andavo a fare pipì, in parole più breve. Adesso questi bruciori non ce l'ho. E beh, è un fatto positivo. Qualcosa dunque è cambiato. Questo mi è cambiato da allora adesso. Poi il fatto quindi, anche la continenza urinaria, lei non perde l'urina. Ma adesso, diciamo così, ce l'avevo, ecco, esatto, questo problema l'avevo sì adesso, però quando ho quell'ansia, diciamo così, mi viene, diciamo, 3-4 volte consecutive di andare al bagno, avete capito? Vabbè, il problema è questo, l'ansia di per se stesso può portare allo stimolo ad andare a urinare spesso, io faccio sempre l'esempio. Cioè, se io devo uscire, vi chiedo allora, scusa dottore, se devo uscire, no? E sto sempre con quell'ansia, no? Ma qualsiasi cosa. E mi viene subito, diciamo così, oppure quando se io tocco l'acqua. Vabbè, allora lei potrebbe fare una cosa, guarda. Ditemi. Se il disturbo persiste, potrebbe fare un esame urodinamico, che è un esame della vescica, perché lei potrebbe avere una forma di iperattività vescicale, che e in questo caso è la vescica che è diventata troppo sensibile, per cui magari il semplice contatto dell'acqua oppure la stessa ansia. Io faccio l'esempio dello studente che deve andare a fare l'esame allo stimolo, perché l'ansia venisce parecchio. Però se al limite lei vuole tranquillizzarsi, può fare questo esame, che poi magari fare anche un esame citologico urinario, perché poi noi dobbiamo pensare che questi stimoli che noi chiamiamo irritativi, okay, non sono solo esclusivamente dovute a una patologia prostatica, potrebbero essere legate anche a patologie vescicali. Per cui un esame potrebbe essere quello dell'esame urodinamico, che va a valutare proprio la funzionalità della vescica, è come una specie di elettrocardiogramma dinamico per il cuore. In questo caso noi lo facciamo per la vescica. E ci sono anche le terapie se c'è una vescica iperattiva. Ecco, poi se è il caso fare anche un esame citologico urinario per escludere che non ci siano alterazioni a carico dell'epitelio di rivestimento della vescica, e poi non per ultimo, se c'è un dubbio abbastanza consistente, fare anche un eventuale esame cistoscopico, che oggi si fanno con l'uretero cistoscopio flessibile. Perché quando vado lì a fare la visita, dottore, mi fa fare il corso dell'urinare, no? Il flusso? Esatto, il flusso urinario mi dice sempre il dottore che dice che vado come una persona da 20 anni. Sì, vabbè, ma il flusso è una cosa e i disturbi irritativi sono un'altra. Dottore, un'altra cosa vi volevo chiedere, chiedo scusa, no, e vi ringrazio di questa vostra
presenza in televisione che si dovrebbe fare moltissimo per la Calabria e sono onorato di aver parlato con lei. Il peperone, l'onore è mio. Come il peperone, sono un amante di mangiare il peperone. Sì. Lo posso mangiare? Il peperoncino? Lo sto mangiando? E se c'è un po' di stimoli irritativi di questo genere, forse non esagerare, perché... No, ne mangio una al giorno, però piccante. Una al giorno no. No, perché se c'è questi stimoli irritativi la vescica un pochettino ne risente. La prostata non più perché l'ho tolta, però la vescica è rimasta. Quindi se c'è questi stimoli irritativi forse sarebbe meglio non approfittarne, ogni tanto va, paziente, però approfittarne no. Magari ridurre un po', intanto va bene. Faccia le indagini che le ha consigliato. Dottore, sono stato onorato di parlare con lei. Piacere e le mio. Chiedo scusa. No, assolutamente, siamo qui apposta. Grazie, faccia le indagini che le ha consigliato il dottore. La ringrazio e buona serata. Grazie anche a lei. Buona serata. Quello che dicevamo, la diagnosi è fondamentale, no? Cioè la diagnosi è precisa. In questo caso avevamo un tumore che è stato tolto, un tumore della prostata, però potrebbero essere rimasti appunto. Sì, ma infatti in questo caso è molto importante, perché la cosa più importante da fare dopo un tumore della prostata è il dosaggio del PSA. Che prima, secondo le linee guida, veniva fatto ogni 3 mesi, adesso, secondo le linee guida, è consigliato di fare ogni 6 mesi. Io personalmente mi sono assestato a metà strada, faccio ogni 4 mesi. Ecco, poi, almeno per i primi 2 anni, poi se vedo che la situazione è abbastanza tranquilla, lo faccio fare anche io una volta ogni 6 mesi, perché penso che creiamo meno apprensione al paziente. Questa è la cosa. Purtroppo ci possono essere anche le recidive, è proprio un aumento del PSA graduale nel corso dei vari controlli ci fa sospettare che ci possa essere, fin quando non si arriva a determinati valori, per cui poi si approfondisce la cosa con degli esami più specifici per vedere se eventualmente c'è stata una recidiva oppure no. Chiaramente bisogna indagare, ecco, sì. Prima di fare delle terapie vanno... Piccoli diciamo, aumenti del PSA dopo una prostatectomia radicale possono anche avere scarso significato, perché a volte anche piccole quantità di tessuto adenomatoso possono rimanere in circolo, basta piccole quantità per produrre un po' di PSA, però se il tessuto adenomatoso benigno, che il PSA rimane limitato entro certi confini, non è il caso di allarmarsi eccessivamente, insomma. Noi ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità, rimanete con noi. Eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare di problemi urologici insieme al nostro dottore Pietro Imbrogno, come sempre ci dà preziosi consigli. Sul fatto degli integratori, dottore Imbrogno, magari noi sappiamo che ci sono alcuni sintomi che potrebbero far sospettare una prostatite, ma invece potrebbero nascondere altro, magari altri tipi di problemi. Anche quando si devono assumere degli integratori bisogna chiaramente rivolgersi prima al medico di fiducia, certo, oppure allo specialista. Certo. Me lo dice tra poco, perché abbiamo una telefonata intanto, riprenderemo sì, da qui. Pronto? Pronto, dottor, buongiorno, sono Rosina di Carpanzano. Ricordate? Grazie, grazie. Io vi ho chiamato, no, sapete perché? Perché io bambino sempre, perché siete una persona speciale, dottor, proprio... Però no, sapete che cosa mi sta succedendo? Non l'ho pagata la signora. No, non sono telefonate che abbiamo preparato. Comunque vi volevo dire, dopo, no, che quando faccio uno sforzo mi scappa la pipì, come mai? A lei? Sì. Sì, evidentemente. Quanto figli ha? Quanti figli ha? Ce n'ho uno, dopo. Uno? Uno. Parto normale? No, ma mi hanno fatto un cesario tanto tempo fa. Vabbè, comunque sicuramente se lei fa, diciamo, scappa la pipì, cioè perde l'urina. Sì. Dopo sforzo sicuramente è un rilasciamento dei muscoli del pavimento pelvico, cioè quei muscoli che sostengono la vescica, e quindi dopo sforzo, diciamo così, non riescono più a bloccare la vescica, e quindi lei perde quest'urina sotto comunque sforzo. Dopo
pure si possono starnuto. Sì, sì, a volte anche per una risata. Ho capito, Cosa si però, può fare? Però oggi... oggi si ridà poco, comunque. Io penso che la cosa più sarebbe rivolgersi a un ginecologo o un uroginecologo, possibilmente che abbia una buona esperienza in questo settore, anche perché oggi ci sono dei dispositivi che permettono al chirurgo di far sì che con l'utilizzo di questi dispositivi anche le recidive, che sono sempre abbastanza frequenti, però sono meno frequenti rispetto al passato e risolvono un problema sicuramente molto imbarazzante per molte donne. Va bene, dottor, complimenti sempre, siete una persona veramente, io lo dico a tutti, mi avete salvato a me. Grazie, la ringrazio tanto. Grazie signora. Continuiamo a parlare degli integratori, che dicevamo bisogna assumerli quando ce n'è bisogno e poi dietro consiglio sicuramente del medico. Allora, non dimentichiamo che gli integratori sono chiamati integratori, ma in realtà sono fatti da prodotti derivati dalle erbe, eccetera, eccetera. Quindi ci sono anche alcuni prodotti che sono incompatibili con alcune terapie che sta facendo il paziente, no? Abbiamo avuto in passato problemi di persone che assumevano farmaci per la memoria, non farmaci, integratori, che però avevano interferenza con gli davano interferenza con gli anticoagulanti. Per cui non bisogna dimenticare che anche se sono degli integratori, sono sempre delle sostanze che noi introduciamo nell'organismo. Poi sono molto utili, io li utilizzo da tanti anni, perché molti di questi prodotti sono l'associazione di più sostanze, fra cui molti sono antiossidanti, nel quale io credo molto, perché vanno a limitare i danni dei radicali liberi, non solo a livello della prostata o della vescica, ma un po' di tutto l'organismo. Però vanno saputi utilizzare e soprattutto non farci dimenticare quello che dicevo prima, che la visita è fondamentale, che sia la visita del medico di medicina generale, che sia la visita dello specialista, perché spesso, come succede, io prendo l'esempio sempre dell'infarto miocardico, l'infarto miocardico se si manifesta sempre allo stesso modo, dolore a petto, irradiato al braccio, anche la persona più ignorante del mondo mai fa diagnosi, però non è sempre così. A volte si può manifestare con i segni più strani, con segni che nessuno penserebbe. E allora, anche per quanto riguarda l'apparato urinario, noi non dobbiamo pensare che uno che ha difficoltà a urinare, oppure che ha lo stimolo di urinare spesso, la cosiddetta pollachiuria, o ha l'urgenza di andare al bagno, l'urgencontinenza, voglio dire, con addirittura emissione di urina, o l'invenzione imperiosa, non sempre deve essere segno di una patologia prostatica, potrebbe essere segno di un tumore iniziale della vescica, il cosiddetto anche infiltrativo, che non dà nemmeno segni ecografici evidenti, per cui il medico, non, o chiunque esso sia, non può consigliare neanche un integratore se non è preceduto da una visita medica un'attenta anamnesi, storia del paziente. Altrimenti si ritarda poi la diagnosi. Sì, perché specialmente per quanto la vescica, ritardare la diagnosi di un tumore alla vescica, la cosa cambia nettamente rispetto anche a distanza di pochi mesi. Certo, intanto salutiamo chi è in linea, dottore. Pronto? Sì, pronto. Salve, da dove ci chiama? Da Castano. Benvenuto intanto, prego. Grazie. Può abbassare gentilmente il volume del televisore, altrimenti sentiamo l'eco, non riusciamo a capire bene poi quello che ci dice. La ringrazio, ci ascolti attraverso la cornetta del telefono, prego. Sì. Da Cassano Loionio. Abbiamo capito, il dottor Imbrogni è qua, cosa voleva chiedere? Allora, gli volevo chiedere, io sono stato operato di fimosi. Siccome sono un soggetto obeso, quindi è ritratto e non posso andare a urinare perché non lo trovo. E quando esco e ho problemi perché non posso urinare, mi devo togliere i pantaloni perché c'è... Ve l'ho detto che sono un soggetto obeso, poi ho la scontinente anche lo sangue, quindi non riesco a vestirmi e cose. E quando
ma da qualche parte ho dei problemi, perché c'ho il diabete e vado ad urinare spesso, quindi non riesco ad urinare. Non che non riesco, che non esce l'urina, esce, mi faccio addosso, perché non... Da quando mi sono operato di fimosi, servitato, non lo so, nessuno mi sa spiegare questo. Ma si è operato di fimosi e quindi non riesce, ma di urinare urina, diciamo. Sì, va bene. Ma ci sono delle lesioni, ci sono delle lesioni sul glande, sul pene? No, nessuno, solo che da mente la fimosi dove è stata operata, non è stata tagliata tonda, cioè è come se uscisse fuori un pezzetto da un lato, non è circonciso tondo il rivestimento esterno. Non ho capito bene il problema. Neanche io, sinceramente. Cioè, dopo questo intervento di Fimo si ha difficoltà ad urinare? No. Non riesco a trovare il pene, non c'è più, non esiste più. Se ritratto, allora mi faccio addosso, capito? Quindi può essere legato all'intervento. Ma se è ritratto, il pene, così dice. Se è ritratto il pene, ma non è che pure deviato? Come? Non è che pure deviato il pene, cioè. No, è solamente ritratto. Bisogna vedere, potrebbe esserci un problema di fibrosi oppure una sclerosi dei tessuti, però dovrebbe. Bisogna fare una visita, magari anche, o dal dermatologo o dall'urologo, perché dirlo così diventa difficile, capire di cosa si tratta. Però non è legato all'intervento che ha subito, potrebbe essere o non? Penso no, oppure essere legato indirettamente, come magari quando uno forma una cicatrice ipertrofica, no? Il cosiddetto cheloide. Sì. L'intervento è stato fatto bene, tutto, però ci sono delle persone che hanno una reazione anomala dei tessuti, per cui invece che la ferita si cicatrizzi per bene, diventa una cicatrice ipertrofica, tipo come un cordone. Quindi faccio un esempio, vedere, per cui bisogna vedere, ma non sto parlando di cheloide a livello, però ci può essere formata una sclerosi dei tessuti post-operatoria, ma che non dipende dall'intervento sbagliato, dipende proprio da una reazione singola che ognuno di noi può avere. Certo. Io le consiglio perché questo purtroppo non è un consiglio che io questo è il consiglio che le posso dare in maniera disinteressata, perché praticamente senza vedere non è si può dare fare una diagnosi, è chiaro, questo per televisione le diagnosi non si fanno, noi diciamo sempre. Sì, noi si può dare un consiglio su alcuni disturbi, magari cosa fare, io in questo momento. Guardi, si chiama dopo la trasmissione, poi daremo tutti i recapiti, va bene? Grazie. Questo è importante sottolinearlo qui, dagli studi televisivi non si possono fare diagnosi, né tantomeno dare delle terapie, questo assolutamente no. Si danno dei consigli in linea generale, è Io, chiaro. Quello che mi sento dire, per esempio, riprendendo il discorso di prima, che per me è impostazione mentale, anche perché per chi mi ha insegnato a fare questo lavoro, questa professione, sia dal punto di vista urologico che dal punto di vista ecografico, per esempio io non mi levito mai, cioè ancora per fortuna penso mi comporto come specialista urologo e medico, cioè in che senso? Perché spesso e volentieri ci limitiamo a guardare, uno viene perché ha problemi di prostata, gli guardiamo la prostata, e c'ha problemi di rene, gli guardiamo i reni. Secondo me è la cosa più sbagliata, non dobbiamo dimenticare mai che quello che abbiamo sotto è una persona. Una persona a quale noi possiamo fare una diagnosi che non c'entra niente con quella mia specialità. Ti trovo un aneurisma dell'aorta addominale, gli ho salvato la vita. Certo. Bastano 10 secondi, nemmeno, guardare l'aorta. Mentre guardo i reni vado sull'aorta. Controllare il fegato, così, una cosa veloce, magari non proprio approfondita, però giusto per escludere cose per dire. E poi una cosa che io faccio sempre in tutti, e purtroppo tutti gli anni mi capitano 6, 7, 8, 10 casi, di guardare i testicoli. Si parla tanto di mammella, di utero, di prostata, di tutto così importante, per l'amor di Dio. Però io sento parlare sempre poco di testicoli. E il testicolo è stato uno dei tumori, è preso ad esempio come quelle forme di tumore che guariscono
quasi nel 100%, diciamo quasi nel 100% dei casi, anche in forme avanzate. Per cui non dare un'occhiata con un ecografo di 10 secondi ai testicoli, secondo me è veramente una cosa non bella professionalmente. Anche perché noi pensiamo che se addirittura facciamo una diagnosi di una lesione di pochi millimetri, c'è anche la possibilità di non asportare completamente il testicolo, poi dipende anche poi dall'esame istologico. Quindi fare un intervento poco demolitivo, evitare chemio, evitare radio. Io ce l'ho avuto 2 o 3 pazienti che hanno evitato tutto, hanno asportato il testicolo ma non hanno fatto altro. Ecco, per cui io ho avuto la fortuna di trovare persone, professionisti che mi hanno insegnato a fare questa professione in questa maniera, e grazie a Dio non me ne sono mai pentito. Per quanto riguarda il tumore ai testicoli, anche questo è uno di quelle neoplasie che spesso non dà sintomi, quindi... No, perché uno è vero che dovrebbe fare la palpazione manuale, se uno ogni 3-4 mesi, intanto uno deve imbararla bene, perché altrimenti piglia lucciolo per lanterna. Certo. Io vedo ragazzi che sono andati in depressione perché poi avevano paura di andare, perché magari toccavano l'epididimo, che lui sembrava una struttura normale del testicolo, formato dal didimo, che è proprio la parte funzionale dall'epididimo. Quindi qualcuno gli deve insegnare come fare la palpazione. E come per le donne, no? Bravo. Per le donne, poi una volta che hai imparato a conoscere bene, puoi fare questa. Però noi con un'ecografia riusciamo a fare la diagnosi di una lesione millimetrica che con nessuna palpazione riuscirei mai a fare. Ma anche se tu fai una diagnosi che già poi la senti palpatoriamente, siamo sempre nell'ambito diciamo delle lesioni che si possono risolvere bene. E se noi pensiamo che sono guarite persone con tumore del testicolo in fase molto avanzata, insomma, però bisogna fare la guarigione è quasi del 100%, diciamo 99%, ma insomma, la terapia è sempre chirurgica. La terapia chirurgica è in alcuni casi, cioè quello che ha stravolto tutto nel campo della prognosi del tumore del testicolo è stata la chemioterapia, perché là si sono utilizzati dei farmaci che hanno completamente cambiato le cose, da così a così. Prima si moriva quasi nel 100% dei casi, adesso è tutto cambiato. Intanto salutiamo chi è in linea, pronto? Caduta la linea, abbiamo fatto attendere troppo il nostro telespettatore, la nostra telespettatrice, non so se abbiamo la telefonata, pronto? No, allora diamo tempo ai nostri tecnici di richiamare. Noi urologi siamo anche un po' andrologi, okay? Per cui anche la componente andrologica, cioè fare la visita ai testicoli, vedere se ci sta il varicocele, ma anche se non c'è il varicocele. Tra poco ne parliamo del varicocele, perché anche questo è spesso sottovalutato, però insomma può dare anche se non c'è il varicocele, io anche a chi non ce l'ha un po' di varicocele glielo trovo, perché è un modo per invitarlo ad andare a fare lo spermiogramma, perché a volte noi abbiamo dei testicoli normali per dimensioni, forma, consistenza, varicocele quasi inesistente, però va a fare spermiogramma e troviamo dei spermiogrammi disastrosi, perché purtroppo non dimentichiamoci che viviamo in un ambiente altamente inquinato dal punto di vista alimentare e dal punto di vista ambientale. Intanto dottore salutiamo chi è in linea. Sì. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Salve. Pronto. La sentiamo, buonasera. Da dove ci chiama? Siamo da Cosenza. Benvenuto. Volevo chiedere al dottor Imbrogno che mesi addietro ero in viaggio per Roma e quindi ho avuto dei disturbi di frequente tensione durante il viaggio. E siccome non credo che proprio la prevenzione sia poi meglio della cura, mi sono sottoposto ad una visita urologica, dove poi è un'esplorazione manuale, dove si evidenziava naturalmente un'infiammazione, quindi al tatto dello specialista, e dai reperti per la diagnostica di immagine il colore dell'ecocolor Doppler risultava aumentato e quindi vi era un'infiammazione prostatica.
Di qui naturalmente per 3-4 mesi ho effettuato una terapia con alfa-adrenorecettori, il Pravis, con anche delle supposte di cortisone, quindi abuso topico locale, che era il Topster, e poi ritornando sul discorso degli integratori, il Prostamed, che oltre alla serenola repent contiene altri principi attivi, sì, per cui sì, sì. L'ortica, che è un balsamo proprio per nelle inviamazioni prostatiche. Però ripetendo poi, ma non dallo specialista, una semplice ecografia, il volume della prostata non si è diminuito, eravamo intorno ai 3,3-3,2, però la vescica risultava scarsamente distesa, il residuo postmingionale era assente rispetto alle volte precedenti, e di tanto in tanto, facendo una semplice esame delle urine, appare con un indicatore di una crocetta un po' di muco. Ecco, la domanda era questa, conviene oppure è consigliabile, visto che prima si è parlato anche della vescica, effettuare un esame magari così anche distanziato su campioni, che sono due, tre, degli esami citologici dei sedimenti urinari? Penso di essere stato chiaro. Grazie, buonasera. Grazie a te. Quindi praticamente la prostata, ho capito, non gliel'hanno trovata molto grossa. No. Lui ha preso sti cosi. Ma intanto penso che è un esame che non urina bene, diciamo, nonostante tutto mi pare che sì, perché certo, non si capiva bene, c'era un po' di rimbombo. Sì, sì. Sì, infatti non aveva problemi alla vescica, insomma. Perché era rispessita, eccetera, sì, eccetera. Intanto è un esame che gli consiglierei di fare, è quello l'uroflussometria. Spesso l'uroflussometria viene dimenticata, invece l'uroflussometria è un esame importante perché ci permette di stabilire se il paziente ha un flusso ostruito o non ostruito, e se ostruito quando è la gravità dell'ostruzione, perché spesso uno può avere una vescica e una prostata non molto grossa, però può avere una sclerosi del collo vescicale o un collo vescicale ristretto, per cui pur non avendo una prostata grossa, e quando c'è la scheda del collo vescicale, anche il cosiddetto Pradif che piglia il signore, che dovrebbe rilasciare il collo vescicale, ha scarsa efficacia, per cui la vescica deve fare uno sforzo eccessivo rispetto al normale per poter eliminare quest'urina. E a lungo andare è come se una persona che sposta un carrellino con sopra due quintali, dopo 2-3-4 anni si è fatti i muscoli così. Così anche la vescica si ipertrofizza, per cui le pareti sono irregolari e ispessite. Per cui io penso che deve fare una valutazione di questo genere, valutare se c'è questa ostruzione, nonostante la prostata non sia molto grossa, e nel caso viene fuori che c'è un'ostruzione abbastanza marcata e se la sintomatologia altera la qualità di vita, sottoporsi all'intervento chirurgico, che in questo caso è un intervento chirurgico molto banale, che è quello della resezione endoscopica. Io attualmente sono ancora per la resezione endoscopica classica, quella fatta con il bisturi bipolare praticamente, piuttosto che il laser, che va tanto di nuovo, perché ci sono vari tipi di laser, per cui bisogna scegliere quel laser giusto, quello che ti permette di fare anche l'esame istologico della prostata che tu vai ad asportare, perché se scegli quello che vaporizza tutto, io personalmente non sono tanto d'accordo, me ne assumo la responsabilità personale, nel senso che io posso non essere d'accordo, tanti altri saranno d'accordo, però io la penso così, io voglio che tutto il tessuto che è stato asportato possa venire analizzato, tutto, in toto, perché mentre prima si pensava che il tumore della prostata nell'80% dei casi, anche il 90%, insorgesse nella zona periferica della ghiandola e non nella porzione centrale, tranne un 20%, oggi le cose pare che si stiano un po' evolvendo, nel senso che si è visto che circa il 40%, se non il 50%, di tumore della prostata vanno a
prende inizio anche nella porzione centrale della gamba, cioè quella porzione che noi andiamo ad asportare. Per cui se noi non andiamo ad analizzare il tessuto ghiandolare asportato, potrebbero sfuggirci tante forme tumorali. Beh, il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie comunque davvero. Grazie a voi, grazie ai telespettatori che hanno la pazienza di ascoltarci e di intervenire. Sempre preziosi consigli e come sempre grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci.